Sì, leggio a forma di aquila che sta in fondo. E quindi tu la conoscevi, certo. La conoscevo, ma non sapevo che era l'autore della musica. Che io Vito Pangelo conoscevo quando era giovane. Sì. Purtroppo è morto con un tumore. Nel 2005. Lui faceva parte di un cenacolo di artisti contemporanei con Paolo Spoltore, Peppe Madonna. Sì. Guardi, tutti questi pittori, soprattutto Spoltore, Federico. io ero il suo corniciaio di fiducia. Ah, per i quadri. Ma sai quante cornici ho fatto a Federico Spoltore? E Quindi. lui mi ha raccontato che lui è andato in Unione Sovietica a fare il ritratto di Stalin, l'ha fatto a Piero di Cieli, A cioè tutti Mussolini, ai quelli. reali d'Inghilterra. Quindi alcuni quadri che stanno esposti lì hanno la cornice tua. Una che poi mi ha aiutato mia figlia era di una signora che voleva un dipinto con lei a cavallo, Ah, mi sa che c'è in casa. no? Allora io ho detto il cavallo si chiamava Calabrese, c'è un cavallo finto, come forse quelle, cioè questi. E lui mi ha raccontato, perché parlavamo sempre, ha raccontato quando è stato in Russia, l'ha fatto a Stalin, l'ha fatto a Piero XII, cioè. Un pittore locale che era ritrattista. Poi qualche anno dopo, noi del Fondo Ambiente Italiano Sì. abbiamo fatto visita, 3.000 visite, per 3 giorni là, in pienone. Sì. Qui, Dopo. altre cose di questa città, che cosa si dovrebbe fare per Lanciano? Le Per tradizioni. Lanciano, guardi, io ho molta fiducia nel nuovo sindaco Filippo Bavolini, anche perché lui cosa lei, come va? Vai al consiglio? No, la capigruppo per stabilire il consiglio. Ah, capito. Mi raccomando, pensate alla città. E lui è Importanza consigliere comunale. è la città, la tradizione, Sì, come mi avevi detto. Lanciano. Lanciano non è che vive solo di Lanciano, Lanciano è famosa nel mondo, a parte i due miracoli, ma era famosa per le fiere. Le fiere secolari. Sapete che c'è un proverbio che dice quando si allunga come la fiera di Lanciano, Che dura un anno e no? tre D. E poi ci sta nel 1500, non c'è stato, vedete, mi è andato un signore che mi ha fatto fare gli aghi, Strada Gorani. Sì. Questi hanno fatto gli aghi, e c'è un proverbio, tu sei pezzuto come il lago di Lanciano, Cioè, proprio pezzuto. appuntito. Un dire che c'è intelligenza, Sì. oppure. E questo invece è un monumento che è venuto quello là, un Savoia. No, Umberto di Savoia a inaugurarlo. il principe di Piemonte. Sì, che doveva essere Umberto II. E che gli hanno dedicato poi la scuola Principe di Piemonte. Sì, alla fiera. Che La poi lui ha anche alle corse Piazza dei della cavalli. Vittoria, quella Piazza della Vittoria, e Napolitano, quello era Napolitano, perché gli ha cambiato nome, Unità Piazza d'Italia. Unità d'Italia. Ma quella è stata costruita in epoca fascista, appunto, per celebrare la vittoria d'Italia. Sì, ma siccome l'Italia non vende niente, perché la cosa più, la ritirata di Caporetto, guardi, quello è stato uno scatto, si è ritirata senza combattere. Eh sì, quindi poi sono stati aiutati Di gli fatti italiani. rimane un problema, da Caporetto, quando tu c'hai un problema e non lo affronti, Quando accade ti un ritiri, disastro, proprio allora sei da successo Caporetto. Caporetto. L'uomo Va bene, si ti vedrà. saluto, Ciao, ciao. ciao.